sono appena arrivati da Pescara all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise di Teramo i campioni di feci dei bambini pescaresi vittime della terribile gastroenterite da campylobacter che li ha colpiti dopo aver mangiato nella mensa della loro scuola. Le risposte definitive arriveranno solo tra qualche giorno, ma i ricercatori teramani puntano principalmente la loro attenzione su alcuni alimenti sospetti, come la carne di tacchino poco cotta o le vongole presenti nel sugo di pesce. Noi andremo a fare di questi ceppi a studiare il genoma, quindi faremo il sequenziamento dell'intero genoma e questi risultati poi insieme agli studi epidemiologici c'è un'indagine epidemiologica in corso in questo momento dove anche il nostro istituto insieme alle altre entità interessate interviene in qualità proprio di centro nazionale di referenze per l'epidemiologia e questi dati genomici verranno comparati con quelli di eventuali ceppi che andremo ad isolare dagli alimenti che sono stati prelevati e non solo, ma potremo anche poi, e lo faremo, andare a confrontare con i profili genomici di ceppi che non appartengono, non sono stati isolati in questo contesto, ma che sono stati isolati nel corso del tempo, dell'ultimo mese o degli ultimi mesi a livello nazionale, che sono pervenuti al nostro laboratorio, proprio come il laboratorio nazionale di riferimento Campylobacter. Cosa è potuto succedere? Campylobacter può essere trasmesso con alimenti contaminati, soprattutto se si tratta di carni avicole, che sono quelle che hanno maggior rischio, e chiaramente consumate poco cotte o crude, o cross contaminazioni che possono avvenire durante la preparazione degli alimenti tra un alimento contaminato e magari utensili che vengono poi utilizzati per il taglio, per esempio, di altri alimenti, così come possono essere, non è detto che sia la carne di pollo, perché ci sono altri alimenti che possono essere ugualmente a rischio, in generale lo è il latte crudo non pastorizzato, l'acqua ma non potabilizzata, i molluschi, possono esserlo i vegetali, quindi le fonti sono molteplici. La carne di pollo è sicuramente quella che ha una contaminazione, può avere una contaminazione maggiore.